Conoscete un proverbio? C'è un proverbio inglese che dice, faccio anche io un po' come il Maffei, che faccio come Pippo Baudo, guarda, conoscete un proverbio inglese che dice, un po' come, un po' stupido, no? Come tanti proverbi, ma molto vero, come credo quasi tutti i proverbi, dice, you never have a second chance to make the first impression. Non hai mai una seconda occasione per far andare bene la prima. Quanto tempo concedete voi di solito a una persona, anche al di fuori dei vostri negozi, quanto tempo le concedete per gli concedete per fargli un'impressione? Non sto parlando di giudizio, il giudizio ci vuole più tempo, ma quanti? Pochi secondi? Minuti? Sì, dai, ok. Paio di secondi, vedi, per lei è impossibile, per qualcuno è possibile. Perfetto. Perfetto. Grande suggerimento, ho davanti la persona e come tale mi comporto. L'anno scorso abbiamo parlato in una situazione di questo tipo, di ricalco, di calibrazione di ricalco. Meraviglioso. Eppure ci sono persone che nei primi secondi se la fanno un'impressione, poi magari sono anche disposti a cambiarla. Io ho 47 anni, ho conosciuto tantissime persone che fanno così e pochissime persone che fanno diverso. Si fanno un'impressione, poi magari, no, una specie di battaglia navale in testa, per cui appena conosco quello lì, gli stringo la mano, non so, se io per esempio la saluto, le piace? No? Quando ti mettono in mano quella specie di mozzarella, no? Oppure quando vedi uno che, prima di darti la mano, che tu pensi, Dio, chissà cosa ci ha fatto, no? Magari non è vero, però ti crei le ansie. Allora, tuc, appena vedo quella persona, H8. Poi ci sono quelli gentili che dopo un po' dicono, arca, devo ammettere che mi ero sbagliato a giudicare. Però ascoltate il linguaggio, cerchiamo di essere maniacalmente attenti al linguaggio in questa fase. Dicono, devo ammettere che mi ero sbagliato. Non è che lo fanno proprio con tutta la... Non dicono, oh come sono felice di ammettere che mi ero sbagliato. Per cui ti spostano di casellina e da quel momento in poi ricordati che sei terribilmente sotto tiro. E se per caso scivoli un attimo, sono quelli che dicono, porca miseria, io lo sapevo, io l'avevo detto, io dovevo fidarmi della mia prima impressione.